Eccoci, oggi facciamo gli straordinari con i clippini. No, perché qui continuano. Allora, cerchiamo di fare un po' di chiarezza su questa polemica degli Eurobond. Io capisco che tutti quanti parlano di tutto, siamo tutti allenatori di calcio, sono tutti bravissimi, conoscono tutti Maastricht, conoscono tutti quanti Lisbona, non i paesi e naturalmente i trattati, chiaramente che hanno questi nomi. Però adesso hanno veramente superato il limite. Allora, cerchiamo di parlare con i disegnini, vediamo un po' se capiscono. Allora, è un'impresa ardua, eh? Allora, qualsiasi forma di mutualizzazione, che vuol dire se io mi prendo un impegno anche per te, va bene, fino a qui ci siamo, non sono previsti dai trattati europei su cui si fonda l'Unione Europea. Cioè, che cosa vuol dire? Vuol dire che una mutualizzazione è possibile solo, eventualmente, per mezzo di veicoli. I cosiddetti bei veicoli, ma non sono le automobili, no, lo dico sempre per quelli che non hanno capito fino adesso, ma sono strumenti tipo il MES. Allora, io ho la possibilità di poter mutualizzare tramite un veicolo, cioè il MES, non l'automobile, ben preciso, dove sono previste delle rigide condizionalità, che vuol dire, detto in maniera proprio terra-terra, io sono disponibile a condividere con te un rischio se tu mi dai alcune garanzie, come devi fare determinate riforme, devi fare quello che ti dico io, la tua manovra economica te la scrivo io, capito? Ti arriva la letterina, se non lo fai ti faccio zompare lo spread, ti dico che sei brutto e cattivo. Le sappiamo queste storielle, non è la prima volta, mi sembra, o no? Dove abbiamo vissuto fino adesso? Bravo. Allora, quando si dice, ah, ma la Lega ha votato contro gli Eurobond, ma meno male, perché gli Eurobond, così come erano previsti ieri nella votazione, prevedono una condizionalità. Allora facciamo una bella cosa: prima cambiamo i trattati, tanto è facile, che ci vuole? 5 minuti, no? Cambiare i trattati, che ci vuole? Ci mettiamo lì, una notte li cambiamo, quindi passano anni. Dopodiché viene scritto, lo voglio vedere scritto, è approvata all'unanimità di tutti, perché i trattati, lo sapete, che si cambiano con l'unanimità di tutti quanti, dove sta scritto: l'Unione Europea autorizza all'emissione di Eurobond senza, lo voglio scritto in neretto, senza condizionalità. Allora poi dopo noi diciamo va bene, però finché questo non avviene noi diremo sempre no. E chiediamo invece un'altra cosa, una cosa che fanno tutte le banche centrali del mondo. Lo sapete che cosa? È che deve comprare i titoli dei paesi che fanno parte dell'area euro direttamente sul primario, cioè ad emissione, per poter finanziare il fabbisogno finanziario dei paesi, come avviene in tutto il resto del mondo. Ecco, questo bisogna fare, non gli Eurobond che ci mettono il cappio al collo. Bene, allora, questa gente che non sa quello che dice o sono in malafede, molto probabilmente tutte e due, parlano di Eurobond con condizionalità per cambiare il nome al MES, perché questa è la verità. Io penso di essere stato estremamente chiaro. Poi fate tutte le polemiche che volete, volete che ti pare, però nessuno mi risponde a questo. Cioè, voi siete d'accordo che l'Italia partecipi all'emissione di Eurobond a queste condizioni, cioè con le condizionalità? Noi diciamo di no, e meno male che diciamo di no. Quindi, sentire le lezioncine di chi ha votato la von der Leyen, va bene, e magari si è venduto pure per una poltroncina, perché altrimenti manco, vabbè, manco, non mi fate dire cose che poi, ah, va bene, esatto, sono veramente fuori luogo. Pensassero soprattutto invece a fare una manovra per far affluire realmente alle aziende, ai commercianti, alle partite IVA che sono sull'orlo della chiusura totale, veramente soldi a fondo perduto, non i soldi fittizi, finti delle manovre che sono solo esclusivamente fuffa. Per coprire queste cose accusano noi che non vogliamo gli Eurobond. Fate semplicemente, veramente, scusate, pena, pena, pena. Quindi sappiate che chi ci dà contro gli Eurobond vuole che noi partecipiamo a un programma in cui c'è un'emissione di Eurobond con condizionalità. Poi vediamo un po' chi c'ha ragione. Credo di essere stato veramente